Differenza fra odontoiatria estetica e cosmetica. Allora, l'estetica si occupa di ripristinare, diciamo, un dente che è stato danneggiato. Quindi, può essere stata una carie, una frattura, può essere stata, non lo so, una devitalizzazione o qualcosa. Mentre l'odontoiatria cosmetica agisce su denti sani per ottenere, un risultato migliore, un sorriso migliore, un'estetica migliore. Quindi sono due cose che vanno insieme, ma, utilizzano tecniche diverse per risolvere problemi diversi. E in tutti e due i casi, come dice la diapositiva dopo, bisogna essere conservativi. Diciamo, il cambiamento che c'è stato negli ultimi 10-15 anni è stato quello di avere capito l'importanza di non distruggere i denti per mettere capsule ceramiche, faccette da tutte le parti, ma cercare di conservare il più possibile il materiale dentale che abbiamo una volta nella vita. Utilizzare quello che c'è, diciamo, per migliorare, comunque l'aspetto, il sorriso, l'equilibrio, l'armonia del sorriso. Io per questo ti ho portato tre casi di estetica, tre casi di cosmetica. Tu hai qualche domanda? Tu hai Io sempre per ora qualche domanda? no, non ho domande, ma ascolto e guardo volentieri. Dunque, in questo periodo ho fatto tanti casi nuovi, quindi tutti i casi che porto sono stati fatti in quest'ultimo anno e mezzo. Questo è un tipico caso di odontoiatria, estetica. Allora, qui avevamo una ricostruzione, un po' gialla, un po' brutta sull'incisivo, un incisivo accorciato, danneggiato. Prima abbiamo fatto uno sbiancamento e poi ho ricostruito, quindi ricostruito a mano vuol dire ho usato dei materiali da ricostruzione senza diminuire, il materiale dentale, ma solo utilizzando quello che c'era per ottenere un'estetica, direi, perfetta, cioè un sorriso perfetto, normale. Va detto che, dipende sempre da dove si parte. Più uno è, rapido nel capire il problema e correre ai ripari, più facile per me, riuscire a ripristinare l'estetica, ovviamente, no? Se il dente è Certo. molto distrutto, Però, diventa. dottoressa, io stavo guardando quella diapositiva. Lei mi ha Sì. insegnato nel corso delle precedenti edizioni, Che ti quindi ricordi? sì, ricordo perfettamente perché sono sempre molto attento, che quando lo smalto viene consumato, specie nella parte bassa, il dente può assorbire per È capillarità, vero, caffè, caffeina e è tanto altro, e vero. quindi disturba anche il colore. Certo. Rifacendole in tale maniera, però evitiamo anche questa cosa, quindi non è solo un aspetto estetico. Certo, e hai detto bene, cioè, infatti questa è odontoiatria estetica, cioè deve ripristinare, quindi se questa persona non ha aspettato tanto, il dente consumato come vedi è bianco e quello ricostruito invece ha la striscia gialla, però se uno lascia a lungo un dente usurato, pian pianino si ingiallisce e poi diventa molto più difficile ricostruire. Ma adesso guarda, il caso dopo lo vediamo molto bene. Questa signora ha praticamente consumato completamente lo smalto anteriore di questi tre denti in maniera importante. Ha aspettato. Cos'è successo? Che tutta la superficie si è ingiallita. In parte è più scura perché traspare la dentina perché non c'è più smalto, ma in parte ha assorbito anche i colori alimentari, tè, caffè, liquirizia, tutte queste cose che il dente normalmente, il dente non è poroso, il dente ha lo smalto che è come un vetro, no? E scivola, mentre se il dente è consumato assorbe. Quindi in questi casi poi mi tocca fare degli equilibrismi per prima togliere l'ingiallimento dal dente e poi ricostruire lo smalto come ho fatto in questo caso qua. Però Certo. non si deve arrivare a questo punto, questo qui è un po'. Io porto sempre casi che mi sono capitati, quindi questo è un caso abbastanza estremo. Però, dottoressa, se si arriva a questo punto vuol dire che c'è anche molta disinformazione. Questo spazio in un modo o nell'altro Il nostro spazio, intendi? sì, il nostro Sì, spazio. è anche informativo, Sì. certo, perché tante volte proprio le persone non lo sanno, oppure magari il collega non è versato in estetica e quindi magari non ha delle soluzioni così conservative da proporre, ma in realtà farò una trasmissione, la prossima la voglio fare sull'invecchiamento del dente, sul cambiamento del dente. Però in effetti è
un ripristino anche a salvaguardia del dente, non certo. È solo estetico. Infatti. No? So che c'è un altro caso legato all'estetica. C'è ancora un altro caso, questo qua è un po' il caso che dicevi tu. L'altro era estremo, questo è medio, qui abbiamo appunto questa usura della parte inferiore del dente che, come vedi, è trasparente ma soprattutto ingiallita molto. E questo proprio succede perché sta a contatto con gli alimenti colorati. E in questi casi qua si ricostruisce senza toccare la parte del dente restante, si ricostruisce lo smalto mancante dopo avere ovviamente schiarito la parte che ha assorbito. Io vorrei che chi mi ascolta corresse ai ripari prima, perché mi semplifica la vita e anche perché i risultati sono molto più belli, sono molto più naturali, eccetera, perché comunque ricordiamoci che il nostro dente è comunque una cosa perfetta, no? Nella sua struttura. Più lo danneggiamo in maniera modesta, più la ricostruzione perfetta è più facile per vero, me. Vero. Bene, bene. Quindi questi sono casi di quest'anno, dell'anno scorso. Vediamo qualcosa di cosmetico invece, che è quello che tante volte piace, eccetera. Cosmetico. Allora, cosmetico vuol dire, partiamo da denti sani. Il primo caso è proprio quello di un ingegnere di Milano, denti perfetti, sani, perfetti, però non felici come disposizione. C'è un brutto spazio sopra e uno spazio ancora peggiore nell'arcata inferiore. In questi casi il brutto, diciamo, di questi sorrisi è che, come vedi, la parte interna della bocca è scura, no? E quindi questi spazi appaiono neri ed è questo che disturba, non è lo spazio in se stesso. Per cui qui ho dovuto ricostruire con degli additionals, che sono delle aggiunte, quindi senza toccare questi denti che erano perfetti e sani, chiudere questi spazi in maniera credibile, cioè aumentando sì la dimensione dei denti per chiudere lo spazio, ma senza che a colpo d'occhio questo si noti. Spero che l'effetto ti piaccia. Direi proprio di sì. Sono normalissimi, sono come avrebbe potuto averli se non avesse avuto questa disposizione. Tante volte è perché c'è una mandibola grande e denti piccoli, tante volte perché, per esempio, i denti dovrebbero essere tutti uguali ma non lo sono spesso, quindi magari è un incisivo un po' più piccolo, un dente laterale un po' più piccolo, e allora rimane lo spazio vuoto, e questo non è bello quando uno sorride. Certo. Questo è un uomo, ma in una donna è anche, vorrei dire, anche peggio come cosa. Abbiamo ancora tempo, Andrea? Sì, sì, sì. Bene. Allora ho ancora due casi. Questo è un caso difficilissimo che ho portato perché ne sono molto soddisfatta. È una signora sui 55 anni che ha tutto, no? Ha una malposizione dei denti, ha delle usure importanti perché i denti, lavorando storti, hanno lavorato male, si sono consumati male. E giustamente, vorrei dire, si vergognava tanto di questo sorriso. Ci ho studiato abbastanza su questo caso, perché non è un caso intuitivo. Qua ho dovuto studiare le proporzioni e tutto, e ho lavorato senza faccette e solo con additionals, cioè voglio dire che ho solo aggiunto e ridato una proporzione a questi denti, che erano in parte accavallati, in parte consumati, in parte lavoravano male e tutto. Il risultato ovviamente non può essere perfetto, perché partivamo da una situazione di rotazione dei denti molto grave. Però io direi che se questa signora sorride adesso, tutto sommato è un sorriso normale. Non sarà spettacolare, ma... No, beh, un sorriso normale, e le ha ridato il sorriso probabilmente, perché poi quando si è complessati o si ride con la mano davanti o non si ride proprio. Questo, proprio così, guarda, per lei era un problemone questo qua, veramente, sì. E quindi cambia un po' anche l'impatto della persona, può sembrare una persona scontrosa o magari
poco espansiva, invece laddove c'è un complesso si modifica. Beh, insomma, guarda, negli altri che abbiamo visto magari no, ma per questa signora qui sì. 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 Allora, molto sì. Velocemente abbiamo ancora una sì, foto, guarda, giusto? Ancora un ultimo caso, e questo è un caso più modesto. Qui abbiamo un dente conoide, vedete sulla sinistra, abbiamo degli incisivi molto grandi e quindi non c'era lo spazio per ricostruire questi laterali, quindi ho ridimensionato con un rimodellamento i due incisivi affinché fossero un pochino più piccoli e mi lasciassero la possibilità di ricostruire il canino e il conoide, che è questo dentino, sapete, fatto a forma di cono, che è un'anomalia genetica, e nel complesso sono riuscita a dargli una proporzione normale, per cui adesso, anche se in realtà misurati non sono esattamente della stessa larghezza, però nell'economia del sorriso risultano abbastanza regolari, secondo me. Un ottimo lavoro, direi. E a proposito, sì, ricordiamo dove la possiamo trovare, dottoressa? A Milano in via Francesco Sforza numero 1 e a Brescia al Borgo Würer 119, a meno che sia cambiato qualcosa negli ultimi anni. No, ma no, no, sempre Milano e Brescia come prima. E quindi ricordiamo anche il sito internet antonellaudeschini.it, consultabile online, ma anche la possibilità nella sezione contatti di prenotare una visita. Grazie dottoressa, so che ci ritroveremo presto. Quindi... ci troveremo la settimana prossima, grazie Andrea, buonasera a tutti. Infatti, quindi ci fermiamo, ma la ritroveremo con altre testimonianze, altri argomenti. A tra poco.